internazionali, quindi esclusa l'Italia, e di diversa provenienza. Sempre, sempre in Europa vuole restare? Come preferisce, internazionale. Perché potremmo restare tranquillamente anche in Europa, perché praticamente possiamo giocare con la stessa tipologia, quindi giocare su un vino di buona freschezza come primo, il secondo di media struttura, il terzo un vino rosso più strutturato, e poi potremmo giocare su, su un'altra tipologia come formaggio di fossa. Però col petto un'anatra, allora in questo caso andrei, se voi siete d'accordo, andrei in Corsica. Andiamo nella zona del patrimonio, nella OC del patrimonio, dove è tanto meno arena, che fa uno dei vini più interessanti, a base di Nelluccio, che è ovviamente sangiovese coltivato in Corsica. Qua andrei su un'annata 2004. 2004 questa tipologia di vino ha dato un vino di buona freschezza, di grande eleganza e di buono spessore, senza però essere troppo pesante. Mentre per quanto riguarda la Pappardella Rago di Capriolo, qua faremo una cosa particolare, perché andiamo in Romania, nella zona della Prova Valle, nella zona di Raul Mare, dove la Prova va in Quagliari, è una delle poche aziende che coltiva Sangiovese in Romania. E anche qua abbiamo un'annata come l'annata 2001, ha dato un vino di media struttura, un vino molto elegante, considerata anche la zona di provenienza. Per quanto riguarda il cinghiale in umido con le patate allo zafferano, qui possiamo andare in Australia. In Australia cambiamo completamente zona, facciamo una cosa più esotica. Abbiamo un vino dove abbiamo la base sangiovese con una piccola aggiunta di Merlot, prodotto dalla cantina di Till Estate. Andiamo su un'annata più calda, come l'annata 2000, che è stata un'annata anche lì in Australia, che ha dato dei vini di grande struttura, con una buona freschezza, considerata anche l'annata, però di grande eleganza. Mentre per quanto riguarda il formaggio di fossa con l'ombre di mele e cotogna, qua farei una cosa particolare, perché in Austria abbiamo una cantina che si chiama Weingart Gesselmann, che produce un sangiovese, sangiovese cabernet di grande complessità, con una grande morbidezza, e l'annata 2001 è stata caratterizzata anche qua di grande annata, di grande eleganza, con un buono spessore, dove il cabernet gioca molto sulla morbidezza, quindi gli dà molto più morbidezza con i tannini molto più morbidi. Quindi, a questo punto non voglio essere daniano, ma anche io avrei una curiosità. Mi decanti con senso 1990. Oh, perfetto, bella scelta.